Miglior debutto non poteva esserci. La Waterpolo d'Espar Messina vince e convince nella partita valida per la prima giornata del massimo campionato. Le peloritane superano il Cosenza per 12-7, bissando il successo ottenuto a fatica 7 giorni prima nella Coppa Unipolsai. Travolgente, letteralmente travolgente, la squadra di Maurizio Miracchi, protagonista di una prova di grande personalità contro un avversario particolarmente quotato. Partita senza storia, nonostante la pesante assenza in casa messina di Lopez da Silva, fermata da una bronchite. Tutte promosse le atlete impiegate, con menzione speciale per le due straniere disponibili, Cuzzina e Chiappini, e per il portiere Ventriglia che ha riscattato l'inizio incerto di stagione. A spingere le messinesi alla vittoria hanno contribuito anche le giocatrici della vecchia guardia, come il capitano Silvia Bosurgi. Complessivamente è stata una partita all'insegna della grande concentrazione e abnegazione, in cui ha probabilmente pesato, come sottolineato da coach Mirarchi al termine del match, l'ossessiva attenzione in fase difensiva delle peloritane. Due punti che valgono oro perché rappresentano un'importante iniezione di fiducia in vista del prosieguo del torneo. Svaniti in un sol colpo timori, dubbi e perplessità che avevano caratterizzato il precampionato. Occorre però dare continuità ai risultati, a cominciare dalla sfida esterna di sabato con il Rapallo, che al debutto ha perso nettamente in casa dell'Equipe Orizzonte Catania.